Benvenuti al nuovo special del Salotto Monogatari, oggi special drammaturgico, che però non lo rende un antisalotto, perché non parliamo solo di teatro, ma parliamo degli adattamenti di un'opera teatrale. Sebbene saremo molto, come si dice di questi tempi, transmediali, perché incontreremo tanti formati, oltre a quello teatrale e cinematografico. Io e il buon Simone in questo nostro romantico tête-à-tête registrato il giorno di San Valentino. Vabbè. L'opera di cui parliamo oggi è Il Gabbiano di Anton Chekhov. Il Gabbiano ha ricevuto tantissimi adattamenti, non solo teatrali evidentemente, ma anche cinematografici. Noi ci concentreremo su due in particolare, cioè quello di Marco Bellocchio e quello di Lumet, insomma. Quello di Bellocchio è del 77, mentre quello di Lumet è del 68. Entrambi con cast abbastanza d'eccezione, rispettivamente inglesi, italiani e inglesi. E diciamo questa occasione ci arriva propizia perché proprio in questa settimana, ieri, rispetto a quando usciamo effettivamente in podcast, è uscito al cinema Past Lives di Céline Song. Cosa c'entra? C'entra che Céline Song, l'altro, diciamo, durante la pandemia, quindi prima di realizzare Past Lives, effettivamente forse non dico in contemporanea alla sua, no, un po' prima, perché è nell'ottobre del 2020 che fa questa cosa. Céline Song ha adattato per il New York Theater Il Gabbiano di Chekhov, però siccome c'era la quarantena, l'ha adattato su The Sims 4 e ha trasmesso questo adattamento sui generis su Twitch, facendo sì che diciamo, si giocasse un po' con lo spettacolo e si entrasse. Si mettessero in competizione le meccaniche drammatiche di Chekhov con le meccaniche necessarie del videogame. Diciamo, vabbè, poi appunto io ho avuto occasione di scrivere qualche parola su questa strana operazione sul numero di film TV della settimana scorsa, che vi invitiamo eventualmente a recuperare in generale come numero. Però ecco, pare particolarmente fruttuosa questa occasione. Per poter invece tornare un po' indietro e andare a vedere cosa è successo al cinema di Chekhov, cosa è stato fatto di Chekhov al cinema e come nello specifico ha incontrato gli interessi di questi tre autori, dalla contemporanea Céline Song fino ai grandi maestri Sidney Lumet e Marco Bellocchio. Diciamo, io faccio un breve riassunto della trama del Gabbiano, laddove qualcuno degli ascoltatori non la conoscesse, poi, diciamo, lascio pure dire a Simone anche un po' liberamente le sue impressioni tra adattamenti e opera in generale, e magari poi senza uno script proseguiamo e incrociamo i vari titoli. Allora, il Gabbiano parla di fondamentalmente di un gruppo familiare composto di Konstantin, il protagonista, diciamo, in realtà ce ne sono almeno quattro protagonisti nell'opera. Konstantin, la madre, Irina, il fratello della madre, Sorin, questo zio malato, e vivono loro in questa casa padronale, ma in una condizione molto decadente, non sono per niente ricchi. Però vivono comunque in qualche modo di rendite, di pensioni, più o meno al limite. Non possono certamente godersi troppi capricci se non quelli di poter fare essenzialmente nulla nella loro vita, sostanzialmente vivere di arte, dei loro ragionamenti, dei loro rimpianti. Dentro casa o nel loro gigantesco giardino vicino a un lago,
L'azione prende vita in un giorno in cui appunto Constantine decide di mostrare a sua madre, allo zio, ma anche ad altri che bazzicano, diciamo, la tenuta, un suo spettacolo teatrale, in cui recita la sua fidanzata, di fatto, un pochino la ragazza con cui si frequenta, e cioè Nina. Che tra l'altro, per inciso, in Bell'Occhio è Pamela Villoresi, mentre in Lumè è Vanessa Redgrave. Poi vabbè, torniamo sugli attori perché i cast sono veramente interessanti. Mi è venuto di dire soltanto Nina, però insomma anche gli altri. Diciamo, quest'opera è, diciamo, la scintilla per attivare la disperazione di Constantine, che deve affrontare essenzialmente il rapporto con la madre, decisamente turbolento, quello che certamente ha incuriosito Bell'Occhio prima di tutto quando ha adattato per la Rai l'opera, è il rapporto con Nina, che rimane totalmente, probabilmente sì, innamorata, comunque attratta in maniera incontrollata da uno scrittore, da un romanziere che in quei giorni appunto frequenta la villa, che si chiama Trigorin, e che però sta frequentando Irina, cioè la madre di Constantine. Quindi, ed è piuttosto giovane, quindi in generale, diciamo, come età è a metà fra Irina e Nina, quindi a metà fra la madre e la sorella di Constantine. E Constantine si vede in qualche modo distrutta la vita in maniera più o meno diretta da quest'uomo, che si rivelerà essenzialmente un vile. Nonostante le sue, diciamo, i suoi ragionamenti sofistici e retorici, e questo porterà, diciamo, senza tema di spoiler, anche perché insomma è un dramma, al suicidio di Constantine alla fine dell'opera. Diciamo, esiste una vastità enorme di letteratura saggistica su Chekhov e anche solo sul Gabbiano, che giusto per qualche nota storica fu una delle ultime opere della fase di cioè Chekhov non è diventato famoso tanto col Gabbiano quanto con una riedizione del Gabbiano. Il Gabbiano è stato scritto nel 1895 e poi diciamo i suoi primi adattamenti a Mosca non sono stati particolarmente apprezzati. Ci vorrà poi Stanislavski per riuscire a rendere il Gabbiano il successo che avrebbe poi garantito il successo di altre opere successive, tipo Lo Ziovania, tipo Il Giardino dei Ciliegi. In generale, un'opera quindi che ha avuto almeno all'inizio un destino infelice e parla di artisti che o sono infelici o rendono infelici. E quindi, come dire, è chiaro che già si intuisce già così soltanto la chiave di lettura esistenziale di Chekhov, che è abbastanza dettata dall'accidia e dal rotolarsi nei rimorsi dei suoi personaggi. Quindi non si tratta propriamente di situazioni divertenti, nonostante qualche nota hilare, nonsense qui e lì. Gli adattamenti per il cinema, partendo magari da quelli, perché Selling Song è davvero un discorso molto molto a parte, gli adattamenti per il cinema denotano soprattutto questa natura tragica dei personaggi di Chekhov, con accenti più o meno spostati su alcuni personaggi. Lascerei comunque intanto parlare Simone, qualche riflessione anche generale, poi cerchiamo di entrare nei dettagli di alcune cose. Sì, io partirei insomma da uno schematismo che vorrebbe prendere piede da quelli che sono gli elementi fondamentali, diciamo, dell'opera, come possono essere i luoghi in cui è ambientata o i triangoli amorosi di cui tu già facevi accenno, per poi calarli nel contesto delle riflessioni e dei confronti che dobbiamo fare rispetto a Bell'Occhio e a Selling Song. E la cosa che mi è saltata subito all'occhio è che nella riedizione di Bell'Occhio, diciamo che esiste questa specie di psicologia di questa mente di Bell'Occhio calata all'interno di quella di Chekhov, nel modo in cui lui poi va a rielaborare gli elementi che citavo, ovvero secondo me scompaiono abbastanza i luoghi, cioè ci si trova in una sorta di eterno presente, possiamo dire.
in cui c'è una contrapposizione tra questa tenuta contadina. Infatti vengono aggiunti dei personaggi che nell'opera di Chekhov non ci sono, come i contadini che assistono alla rappresentazione teatrale di Konstantin e Nina. È un luogo a parte, che è quello della città, che non vedremo mai, come non viene visto neanche nel testo di Chekhov, in cui però è il luogo delle speranze, il luogo della fioritura artistica, in cui appunto Trigorin, facendo da spola tra la città e questo luogo rurale, riesce comunque ad ottenere fama, mentre Konstantin, non spostandosi mai in città, rimane insomma bloccato ed è incapace, nonostante vada alla ricerca di queste nuove forme del teatro, è incapace a creare qualcosa che rimanga e che arrivi al pubblico. Anche in questo senso, secondo me, l'aggiunta dei contadini da parte di Bellocchio pone l'accento proprio su questa dimensione di incapacità di arrivare al pubblico, perché è un accento molto più marcato rispetto a quello che vuole essere l'universo dei personaggi di Chekhov, in cui comunque, come diceva Marco, c'è questa specie di aristocrazia bloccata in un singolo luogo e bloccate anche nel loro ruolo, nella loro posizione, perché magari esiste qualcuno che è più povero come i lavoranti, però comunque lavorano in una tenuta dove possono vivere in ogni caso in agiatezza, comunque dei frutti del loro lavoro, eccetera. Quindi comunque è un luogo chiuso anche per coloro che praticano mestieri, diciamo, un po' più manuali rispetto al filosofare dei vari personaggi. Un'altra cosa interessante, proprio per rimanere sul quadro amoroso, è appunto come Bellocchio pone enfasi soprattutto sul rapporto tra Irina e Konstantin, suo figlio, mentre il testo originale invece è una specie di esagono di rapporti amorosi in cui ognuno insegue un altro personaggio e poi a sua volta insegue un altro personaggio, in una specie di ciclo infinito in cui tutti rimangono tristi perché nessuno insegue il personaggio che poi ricambia il proprio amore. Mentre Bellocchio pone l'accento su questo triangolo amoroso tra Konstantin, sua madre, quindi c'è anche un sottotesto, diciamo, psicanalitico, in cui la madre diventa una specie di elemento castratore perché impedisce ai suoi due amori, diciamo, che sono il figlio e Trigorin, di poter arrivare ad esprimere il proprio desiderio sessuale attraverso Nina. Quindi c'è quest'idea della madre che si oppone poi al desiderio sessuale dei due uomini della sua vita. Quindi anche questo secondo me è rilevante quando si vanno ad analizzare sia le differenze che i punti di contatto tra le due opere. E poi, come diceva effettivamente Marco, quando arriviamo alla rielaborazione di Selling Song fatta interamente su The Sims, apriamo insomma una specie di vaso di Pandora, proprio perché il testo originale di Chekhov ha molte particolarità. Per esempio viene citato, ora non ricordo da chi, probabilmente da Trigorin, quando parla di... No, no, da Nina, scusate, mi sono ricordato. Da Nina, quando parla dell'opera di Konstantin, quella che recitano all'inizio, lei dice: è impossibile recitare la tua opera perché non esistono dei personaggi vivi. Ecco, invece è interessante come in The Sims, in cui esiste appunto un'opzione in cui si può lasciare piena libertà o togliere la piena libertà ai personaggi, nel caso di questa rielaborazione di Selling Song viene lasciata libertà ai personaggi, che comunque possono essere condotti a fare delle azioni specifiche, e quindi i personaggi prendono vita in un contesto completamente artificiale. Quindi anche questo trovo che sia una grandissima particolarità di questa rielaborazione, però prima magari di entrare nel dettaglio di questa, ripasso la parola a Marco per tornare un attimo su Bellocchio, se lui vuole integrare, insomma, rispetto a ciò che ho detto, o anche andarmi contro, insomma. Sì, no, infatti bellissima la cosa che hai detto su The Sims e sulla libera volontà. Adesso ci arriviamo. Libero arbitrio, vabbè. Adesso ci arriviamo. Effettivamente mi torna utile soffermarmi su quello che hai detto su Bellocchio. Innanzitutto perché rispetto al film di Lumet, che è un film molto... che a me è piaciuto anche di più di Bellocchio, però è più classico. Meno psicanalitico, è più spettacolare, è più melodrammatico. Bellocchio è particolarmente allineato all'idea di Chekhov di inserire tutto sommato degli elementi, se non autobiografici, comunque ego-riferiti, nel senso che appunto Chekhov prima di mandare in scena l'opera si
si sapeva e si assicurò che tantissime delle persone che vengono citate in maniera implicita nell'opera si potessero più o meno offendere. Quindi diciamo era al confine fra la prudenza e la sfacciataggine, nel senso, intanto ha scritto l'opera, poi dice adesso vediamo se la censura del teatro me la fa effettivamente adattare appunto sul palco, e poi in realtà gli chiesero delle modifiche. Questi aneddoti per dire, e ci sono anche dei riferimenti alle sue storie personali amorose, cioè la storia con Nina è una sorta di rielaborazione di una sua storia personale avvenuta nello stesso modo in cui Chekhov ha il ruolo di Konstantin. Però ecco, a prescindere da questi aneddoti, il fatto che poi Bellocchio si concentri sul rapporto con la madre, che è chiaramente il centro della sua filmografia a partire dai Pugni in tasca, mettendo l'accento in maniera particolarmente violenta su quanto Laura Betti, che interpreta la madre di Remo Girone nel film, è violenta con Konstantin, quindi quanto Irina sia violenta con Konstantin, mettendo l'accento su questa cosa, effettivamente non dico che fa scomparire il resto, ma quasi. Cioè, i personaggi, tutti gli altri personaggi sembrano gravitare intorno a questo meccanismo, tant'è che appunto le scene più intense sono fra appunto Konstantin e sua madre. Laura Betti è di una gravità e di un come dire, è veramente appuntita, non so come dire, è aggressiva, secca. Sì, diciamo che molte delle leggerezze del testo originale, perché io alcune frasi di Rina le ho lette così, in realtà qui vengono rielaborate proprio come delle vere e proprie accuse, come delle stilettate nei confronti del figlio, che poi reagisce con molta più rabbia rispetto al testo originale. Esatto. Direi che in realtà in questo senso ci vengono incontro anche quelle cose che avevi detto tu sul contesto, sul luogo. Io direi che più che scompare il luogo in Bellocchio, come dicevi tu, viene effettivamente rielaborato, nel senso che Bellocchio ha pure degli interessi pragmatici per non inserire qualcosa, degli interessi pragmatici e politici, ok, nel suo cinema, per non inserire qualcosa del genere, e tutto sommato in realtà Chekhov è poco politico nel senso pratico, ok? Cioè Chekhov si può leggere politicamente rispetto a una lettura socio-antropologica dell'umanità di fine 800 in Russia, il rapporto fra città e campagna, però è molto sulla vita dell'artista, mentre l'idea che Bellocchio veda inquadri appunto Remo Girone adattare la sua opera con Pamela Villoresi per mostrarla a sua madre e a tutti gli altri, e poi metta non dietro le quinte, ma in fondo a questo palcoscenico inventato che è il giardino della villa, questi contadini, ecco, questa scelta, secondo me, è anche un po' polemica rispetto a questa classe sociale che viene inquadrata. E in realtà in Chekhov esistono alcune disparità sociali, però sono azzerate dalla comune disperazione e dalla comune accidia, per cui alla fine sono tutti pigri e quindi nessuno in realtà fa fruttare davvero il suo lavoro, ma come dicevo prima, si rotola nell'autocommiserazione. Per cui in realtà esistono i personaggi di Masha, in generale del, come si chiama, dell'amministratore della casa, che evidentemente non ha lo stesso livello. Non è la stessa classe, mettiamola così, nobiliare della famiglia protagonista, che in realtà è una famiglia di attori, cioè Irina è un'attrice, è ricca, ma adesso non più tanto in attività. Ecco, queste differenze in Chekhov ci sono, ma sono piuttosto appianate, mentre in Bellocchio sembrano tornare in forme diverse. Ecco, semplicemente volevo dire questo. E l'adattamento rispetto alle necessità personali e specifiche di Bellocchio per il suo gabbiano, tutto sommato corrispondono con una simmetria strana, con una strana specularità, con quello che Lumet fa con il suo adattamento, che in quel caso lui cerca di rendere più
drammaticamente flessibile alla necessità, mi viene da dire quasi dello Star System, nel senso in quel film ci sono, poi si chiama David Warner, Vanessa Redgrave, James Mason, Simone Signoret nella parte di Rina, c'è un cast abbastanza allucinante, tutti bravissimi, tutti tra l'altro molto lasciati a recitare in maniera teatrale in delle inquadrature molto larghe, mentre Bellocchio è sempre stretto e anzi la sua punteggiatura sono i primi piani su Laura Betti e su Remo Girone, quindi ancora una volta madre figlio centrali in quel film. Invece Lumet è più arioso, l'unica grande differenza è veramente basterebbe descrivere alcune scene, è solo l'inizio, cioè l'incontro fra Medvedenko, che è l'insegnante, e Masha, che è la figlia dell'amministratore della casa. In Bellocchio risolve questo incontro in una maniera super gelida. Medvedenko arriva, trova Masha nel gazebo sul lago, e i due non si toccano, a malapena lei guarda lui, e lui si lamenta di quanto lei sia indifferente, nonostante il suo interesse espresso ed esplicito, e lei, diciamo, con tutta la sua freddezza dice: io sono sempre vestita in lutto perché sono infelice. E lui fa: ma scusa, io meno soldi di te, io dovrei essere più infelice di te. E da lì, diciamo, poi parte questa sottotrama che poi si conclude con il loro matrimonio, anche se è un matrimonio da parte di Masha non particolarmente sentito, ecco. In Lumet il film inizia con inquadrature, va bene, di contesto della villa, e poi addirittura Medvedenko e Masha si stanno facendo letteralmente petting nel prato, ok? Si stanno amoreggiando fortissimo, e si alzano e si sistemano e dicono lo stesso dialogo, però mentre si rivestono, presi dalla passione, si ribaciano di nuovo, cioè è totalmente il contrario, ed è sorprendente perché in realtà tutti quanti i personaggi in Lumet si toccano tantissimo, si baciano, si abbracciano, si spogliano, si rivestono, mentre in Bellocchio sono tutti ingessati. In Bellocchio si guardano e il personaggio guardato sa di essere guardato, però non incontra mai lo sguardo di chi lo guarda, che è, che è bellissimo, visto che è tutto in primo piano. Esatto. Mentre si sfidano parecchio con gli sguardi in Lumet. E i primi piani sono molto più rari che in Bellocchio. Il suo lavoro è molto più squisitamente teatrale, anche se in realtà poi in certe circostanze riesce a restituire una grammatica cinematografica da grande spettacolo, cioè molto spettacolare quello di Lumet, anche un po' più lungo di quello di Bellocchio, che nonostante che quello di Bellocchio sia un film televisivo lungo in due parti, in realtà quello di Lumet è un po' più lungo, proprio perché ci sono dei momenti di grande enfasi, e Lumet non ha il suo centro focale sul rapporto madre-figlio, è realmente equo con tutti i personaggi, cerca di tirar fuori il dramma più forte possibile da tutti i dialoghi di Chekhov, mentre Bellocchio è molto, molto indirizzato. È questo, quindi è anche... cioè, Bellocchio è chiaro che si rifà una tradizione di messa in scena molto europea, molto, molto caustica, mentre Lumet... mi pare che la produzione sia della Gran Bretagna, del Regno Unito. Detto ciò, è piuttosto più largo, più spettacolare, più melodrammatico. E in realtà, tra l'altro, non essendo esperto di adattamenti teatrali di Chekhov, non so effettivamente poi a livello pratico a teatro cosa prevalga di più di solito, se il gelo oppure... Certamente l'unica cosa che mi viene da dire è che Chekhov, rispetto ai suoi contemporanei, era uno decisamente più raggelato. C'è la famosa polemica con Tolstoi, che rifiutava, esattamente come Irina all'inizio del Gabbiano, rifiutava le sue opere decadenti senza... che non propongono nessuna soluzione ai grandi dilemmi esistenziali. Mentre Tolstoi, dal canto suo, o eterna felicità o eterna infelicità, però comunque una soluzione la voleva dare. La sensazione è un po' questa, dice che ci sia questo contrasto qui. Se non ha niente più su Bellocchio, potremmo... No, io passerei a Desinzio. Indaghiamo un po'.
The Sims. Te lo lascio introdurre a te, spiegaci come funziona, cosa ha fatto effettivamente la buona Céline. Ok, allora, Céline Song ha diviso, insomma, l'opera, che è già di per sé divisa in quattro atti, in due serate. Primo e secondo atto, terzo e quarto atto, e ha dovuto affrontare parecchie sfide per quanto riguarda l'adattamento, perché alcune cose dell'opera non possono essere riproposte in un gioco che, insomma, dovendo adattarsi a un target più trasversale possibile a livello di età, non possono essere proposte, come la morte del figlio di Nina oppure il doppio suicidio di Constantine, perché la prima volta ci prova e non va a segno, la seconda volta invece alla fine dell'opera si suicida e purtroppo ce la fa. E quindi comunque ha dovuto cercare non solo di riadattare l'opera a un contesto più contemporaneo, perché The Sims, a parte delle mod specifiche o dei DLC già esistenti, non prevede, insomma, una specie di rielaborazione storica, quindi avendo usato il gioco di base con qualche mod specifica su cui magari torneremo dopo, che implicava la presenza del gabbiano impagliato, che diventa poi anche molto centrale in questa rielaborazione per motivi specifici, ha dovuto, insomma, riadattarla al presente, quindi molti dei personaggi, come dice lei stessa, da un punto di vista di abbigliamento e di presenza scenica, sono presi, lei dice, da come me li immaginerei io, dalla vibe che gli assegnerei, dice una cosa del genere, e quindi vediamo per esempio tantissimi cambi d'abito, cosa che non possiamo sapere se nell'opera siano esistiti o meno. Vediamo per esempio solo che Constantine indossa sempre la stessa maglietta con un teschio, esatto, di smutta. In Céline Song intendo proprio nell'opera, lui è uno che veste molto molto trasandato, ecco, questo lo possiamo dire. Sì, e viene anche detto da Soren, che ha sempre la stessa camicia e non se la cambia mai, infatti vengono chiesti dei soldi a Irina per farlo vestire e lei comunque rifiuterà nonostante abbia un enorme conto in banca, da quello che viene insomma reso implicito. E quindi, dovendo superare tutte queste sfide, poi ha dovuto riadattare tutta l'opera a un contesto presente, e anche molti dei rapporti si vanno un attimo sfilacciando, però secondo me in maniera coerente con questa sorta di esagono che dà un po' enfasi a tutti i tipi di rapporti possibili che ci sono all'interno dell'opera, insomma, seguendo questo filo in maniera a volte anche non voluta, visto che, come dicevo io prima, i personaggi decidono in maniera molto volontaria come muoversi, perché viene lasciata attiva l'impostazione del gioco, per cui i personaggi devono seguire le proprie aspirazioni, i propri istinti, quindi quando devono andare in bagno vanno in bagno, oppure quando devono andare a dormire vanno a dormire in maniera automatica, e quindi non potendo tenere il filo di tutto, insomma, a volte i personaggi entrano in stanze dove non dovrebbero entrare, oppure scoprono cose che non dovrebbero scoprire, tipo i rapporti sessuali tra i personaggi che vengono messi incinta, oppure che altro. Un'altra cosa interessante è appunto che vengono rimossi alcuni dei personaggi di contorno, come Jacob l'operaio oppure il cuoco, ma anche personaggi un po' più rilevanti come il capo della tenuta, che sarebbe il padre di Masha, perché The Sims... Sam Rive, una cosa simile, perché appunto il gioco non comprende la possibilità di avere così tanti personaggi in scena, e quindi ci sono, insomma, delle sfide di riadattamento che sono molto interessanti, a partire dalla primissima, che è quella del mini teatro allestito, che nel caso dell'opera originale si tratta appunto di un giardino che dà su un lago, come in Bellocchio, mentre in questo caso si tratta di uno specchio all'interno della sala del salone, della sala da pranzo, insomma, la sala per ospiti, in cui viene apposto un sipario, e quindi anche in questo senso si approda in delle questioni molto più contemporanee, perché Nina è come se recitasse davanti a se stessa, è come se si recitasse addosso, diciamo, rendendo di fatto ancora più astratta, ancora più simbolica l'opera iniziale di Constantine. E quindi si vanno a creare, insomma, questi cortocircuiti un po' ironici, che però, contrariamente all'operazione di Bellocchio, lo rendono anche più coerente al testo originale, in un certo senso.
C'è da dire che Celine Song è la prima a dire che non le interessa troppo com'è la casa e com'è il luogo, mentre si concentra molto appunto sui personaggi, quindi anche questa è un tipo di scelta che, diciamo, a cui dobbiamo rassegnarci rispetto a questo strano formato di regia teatrale videoludica, perché invece sarebbe stato piuttosto interessante. Io credo si possa anche fare il lago su The Sims, quindi si poteva elaborare qualcosa, però lei non perde tempo su questo. Per il resto, sì, in realtà tutto sembra molto, molto così ameno nell'adattamento di Selling Song. Nonostante ciò, però, ecco, vengono messi in scena alcuni contrasti evidenti fra necessità del gioco e necessità del dramma, che sono davvero inquietanti a volte, e a volte di una sfacciataggine, di una sorta di ironia involontaria incredibile, del tipo che a un certo punto Selin Song deve fare innamorare Nina di Trigorin, e quindi devono andare ad accoppiarsi in camera da letto, e per farlo cacciano dal letto Irina, letteralmente, chiedendole di uscire. Quindi si vede questa immagine di Irina ferma fuori dalla porta e loro dentro a fare cosacce, e questa cosa è, tra l'altro, con un effetto alla Dogville di Von Trier, come classico di The Sims, quindi con tutte le pareti scomparse, quindi da ogni stanza si vedono tutte le altre, quindi tutti quanti gli eventi del retroscena chiaramente diventano forzatamente in scena in questo regime di ipervisibilità che è la casa di The Sims. E quindi la morte di Constantine, che è forse la cosa più epica di tutto quanto questo adattamento, è appunto lui che sta scrivendo una nuova opera, come effettivamente succede nell'ultimo atto del Gabbiano, che si ambienta 2 anni dopo, quindi il tempo necessario perché Nina abbia la gravità, diciamo, sia messa incinta da Trigorin e poi perda il figlio, e Trigorin tutto sommato in realtà continui a frequentare Irina, perché nel finale si frequentano ancora. Il modo in cui Selin Song risolve questa cosa è mettere Constantine al computer a scrivere la sua opera nella casa di The Sims e circondarlo di questi gabbiani impagliati che lo bloccano. Un classico del gioco di The Sims per far morire un personaggio è metterlo nella piscina e togliere la scaletta, e i personaggi ruotano, non sanno salire sul gradone, diciamo, del bordo piscina, e quindi muoiono dentro la piscina. Selin Song si inventa questa cosa, invece lo intrappola dentro i gabbiani. D'altronde la figura del gabbiano di cui non abbiamo parlato fa parte in generale di un'idea simbolica di Chekhov, cioè di riempire di simboli, e in realtà il simbolo del gabbiano trasla molto fra l'essere l'equivalente fra l'essere l'equivalente di Constantine o essere l'equivalente di Nina in termini di figura leggiadra che viene distrutta, Constantine rispetto alle sue ambizioni artistiche e Nina rispetto alle sue aspirazioni, diciamo, sentimentali. Beh, Constantine nel senso che appunto non riesce a volare, a spiccare questo volo artistico, sì. E poi per collegarmi appunto a questo discorso simbolico, è bello come in Selling Song già il testo di Chekhov è molto simbolico, come dicevi anche tu, invece qui c'è proprio una proliferazione di simboli, perché molte delle cose che vengono accennate nel testo originale, tipo Thorin che vorrebbe dire a Constantine di scrivere un'opera su di lui, qui prendono vita, sì. viene scritto effettivamente il libro e viene regalato a Soren, oppure anche la morte stessa di Constantine circondata dai gabbiani, c'è una cosa involontaria ma bellissima, che è un bug del gioco, in cui questi gabbiani a un certo punto scompaiono, e quindi cos'è l'inferenza che fa uno spettatore che lo guarda, ovvero che i gabbiani sono la personificazione di un pensiero che sta avendo Constantine in quel momento, che magari è un pensiero di morte, e poi riappaiono effettivamente quando lui sta stramazzando a terra. Questa cosa è fantastica. Esatto. Sì, no, infatti è un adattamento molto creativo, come dicevi tu, probabilmente anche più fedele. Però appunto in cui nulla è lasciato al fuoricampo, a partire appunto dal suicidio di Kostia, che entrambi i film, Lumebbe e l'Occhio, risolvono
nel colpo di pistola che si sente effettivamente poi a teatro. E in generale ci sono anche tutti i fuoriscena che avvengono fra gli atti, che invece Celine Song deve effettivamente replicare. L'innamoramento, vabbè, Nina e Trigorin in realtà si infatuano a vicenda durante il secondo e terzo atto, però tutto lo sviluppo successivo, la disperazione di Nina arriva evidentemente dopo. Poi Celine Song mette la fascia a Kostya, e c'è tutto il discorso della madre che gli deve mettere la fascia, però arriva Trigorin, quindi lui se ne scappa. Insomma, ci sono una serie di scelte molto piccole che Celine Song riesce a far esplodere, compensando evidentemente all'impossibilità di essere fedele al testo nella maniera quasi maniacale, benché comunque manipolata, in cui lo sono sia Lumè che Bellocchio. Anche a tratti correggendolo, perché come dicevi tu giustamente, Chekhov non dà un'indicazione su quale potrebbe essere la soluzione a questo problema, però identificandosi in maniera bipolare un po' con Trigorin e un po' con Kostya o Konstantin, dico, alla fine Konstantin si suicida, quindi comunque una soluzione vera e propria c'è, mentre in The Sims, in cui esiste una costrizione per cui non esiste il suicidio, sono abbastanza sicuro, ma comunque non esistono le armi da fuoco, quindi a prescindere non potrebbe suicidarsi in quel modo, lui si lascia morire. Quindi anche in questo senso il mondo di Celine Song è ancora più chiuso, ancora più angusto, perché poi i Sims non possono effettivamente uscire, perché è previsto dal gioco che possano andare a lavorare, però per questioni appunto tecniche di adattamento devono rimanere chiusi in casa, a meno che non vengano spostati dal giocatore.